Benvenuti all'appuntamento con la trasmissione Confronti Incontri. In questa puntata vogliamo parlare di territorio, visioni e strategie di rilancio. Ospiti con noi in studio abbiamo Pietro Marcolini, che è presidente dell'ISTAO. Buonasera, buonasera, benvenuto. È uno degli ultimi ruoli, poi tanti altri, ma ecco, per sintetizzare. E Gianni Niccolò, direttore di Confindustria Macerata. Buonasera, buonasera, benvenuti. Buonasera. Vorrei partire da una riflessione un po' su alcuni numeri che parlano di una regione, le Marche, che fatica ad uscire dalla crisi, così come un po' il paese Italia, ma che anche ha una crescita inferiore del PIL rispetto alla media nazionale, parliamo di un 9% in meno. Volevo chiedere, inizio da Marcolini, quindi situazione, qual è il quadro e che cosa preoccupa principalmente su questo dato? Ma i commenti in questi ultimi mesi sono stati frequenti, lo si dice con una battuta, mentre fino a qualche anno fa le Marche erano le ultime del gruppetto di testa delle tre o quattro regioni, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, che adesso si chiama l'Over, no? Adesso da alcuni anni comincia a essere la prima delle ultime, nel senso che il margine di recupero nella produzione della ricchezza e del PIL pre-2007-2008 nelle Marche è stato più lento. Ecco. Quanto pesa anche il sisma? Pesa molto anche il sisma, come dire, ha reso ancora più pesante la possibilità della rinascita, però bisogna riconoscere che il motivo principale di questa maggiore lentezza è che le Marche lo sono tuttora la regione più manifatturiera d'Italia e gli indici di specializzazione, il grado, diciamo, di apertura internazionale, l'innovazione tecnologica, la ricerca scientifica, che sono insieme alla digitalizzazione gli strumenti, diciamo, della modernizzazione più vicina a noi, hanno trovato maggiori difficoltà nella nostra regione. Però io, in proposito, vorrei dire una cosa apparentemente in controtendenza, perché i dati sono quelli che lei ha detto, di una perdurante situazione di sofferenza dell'economia marchigiana. Detto questo, quindi non volendo sminuire questo aspetto, ci stanno dei fenomeni molto importanti da valorizzare. Ne voglio citare quattro. Il primo è quello che, per quello che riguarda i risultati dell'innovazione tecnologica e della ricerca scientifica, la classifica dell'Europa in materia di innovazione, il cosiddetto RIS, vede la regione Marche tra le tre regioni che hanno sviluppato ed innovato di più negli ultimi 8 anni. L'Italia è 18esima su 28 paesi, ma le Marche, con un più 12,9%, sono migliorate a un ritmo doppio rispetto, per esempio, al Friuli Venezia Giulia, che aumenta del 7,7%, in un ranking, diciamo, in una classifica dell'innovazione particolarmente importante. Questo è il primo dato. Il secondo dato su cui sarei contento se potesse riflettere è quello delle start-up innovative. Ecco, non soltanto in termini relativi, ma anche in termini assoluti, pur essendo una regione che alza grosso modo il 3% del PIL, sta su percentuali attorno al 6-7% di realizzazioni di start-up innovative. Le start-up sappiamo bene che hanno un ciclo di vita molto rischioso, nei primi 3-4 anni la moria riguarda la maggioranza delle start-up, e quindi quelli più attenti, diciamo, ai fenomeni industriali guardano le start-up, ma guardano anche la qualità della vita delle imprese esistenti. Ecco, sulle imprese esistenti ci stanno due classifiche da tenere presente. Una riguarda Mediobanca, che è una serie storica molto dettagliata, che riguarda le 500 imprese in Italia,
Tra quelle più dinamiche compaiono anche quelle marchigiane, pur essendo, ripeto, concentrate sulle imprese di piccola e piccolissima dimensione. Quasi il 95% dell'impresa manifatturiera marchigiana è sotto 10 addetti. Nonostante questo, compare in questo elenco. Altri due elenchi in cui l'industria manifatturiera marchigiana eccelle, c'è una classifica di Deloitte Touche, che è un'azienda internazionale di consulenza che fa delle classifiche nazionali. In Italia ha stilato una classifica di 35 aziende. Su queste 35 aziende, 5 sono marchigiane, ben oltre addirittura il 10%. Ecco. Un'altra classifica che ci ha fatto festeggiare recentemente è stato l'inserimento di alcune imprese marchigiane nel cosiddetto programma Elite. È un programma, come dice la parola, per le migliori, per le imprese ad alto potenziale di crescita e di sviluppo, dentro cui alcune aziende come Frittelli, Maritime, Loccioni ed altre sono entrate, Fin Project, sono entrate nel programma. Questo per dire che il quadro è pesante, è grave in termini economici e sociali, ma non è affatto disperato, e le imprese marchigiane in questi ultimi 10 anni si sono rimboccate le maniche, hanno investito, si sono digitalizzate, si sono modernizzate. Purtroppo, questo è l'ancoraggio, il numero delle imprese eccellenti non compensa invece l'uscita fuori dal mercato nazionale e internazionale delle imprese più tradizionali e meno innovative. Quindi tanti dati, tante riflessioni lanciate da Marcolini, anche con tanto ottimismo, un certo ottimismo, insomma, classifiche positive. Vado dal direttore di Confindustria Macerata, Niccolò. Quindi il dato, eravamo partiti dal dato del PIL, questa crescita, un dato che vede anche una crisi tra uno dei settori, dei distretti, tipo quello della calzatura in questo territorio. Qual è l'osservatorio di Confindustria Macerata su questa crescita a rilento della regione Marche e del territorio? Poi analizziamo insieme i dati forniti da Marcolini. Sì, l'analisi che facciamo noi, anche sulla scorta degli ultimi dati dell'Osservatorio della Banca d'Italia, rivela una serie di criticità, in particolare per il settore calzaturiero, per il settore del mobile, almeno a livello macro, a livello regionale. Per il settore calzaturiero, essendo il nostro distretto il distretto più importante a livello nazionale, insieme a quello ovviamente Fermano-Maceratese, ovviamente non possiamo non rilevare come da ultima ci sia stata persino la dichiarazione di crisi complessa, che ha legittimato e certificato sostanzialmente questa crisi, che però diciamo, a un'analisi più accurata poi rivela, verrà pubblicato il prossimo 4 di dicembre a Roma, peraltro uno studio dell'Eurispes che fa un'analisi abbastanza articolata sul settore calzaturiero. Devo dire che da questa analisi emerge comunque una positività di fondo, che è legata a quel discorso che faceva poc'anzi Marcolini, cioè quello di un tessuto produttivo che, pur vivendo, diciamo, fasi altalenanti anche legate alla maturazione del proprio prodotto, però si è saputo anche rimettere in discussione. Ovviamente è cambiato molto, è cambiata la distribuzione, è cambiato anche la fenomenologia delle nostre imprese. Adesso è difficile trovare imprese, diciamo, calzaturiere con proprio marchio, stiamo un po' contoterziando tutti come imprese del territorio, però assisti anche a fenomeni in cui aziende che lavorano per il marchio e l'uso sono diventate dei veri e propri partner, non sono dei contoterzisti. È per questo che, tra le altre cose, noi abbiamo proposto come possibile azione, strategia per uscire dalla crisi la Shoes Valley. L'abbiamo proposta qualche mese fa, partendo dall'esperienza della Wellness Valley, che è quella ovviamente emiliano-romagnola, così come anche la Motor Valley, la Food Valley, la Packaging Valley. Cioè, stiamo parlando di fenomeni in cui diciamo evolutivi, in cui si è passati da una logica distrettuale, chiamiamo così, più a una logica di cluster e di valli produttivi, in cui la regione però esercita un ruolo propulsivo importante. In quel caso la regione ha
una propria azienda in house, una società pubblica che con una propria legge specifica parla di turismo integrato. È questo lo sforzo e il salto che dovremmo fare, che è un processo di valorizzazione di marketing strategico, territoriale, in cui il brand calzatura insieme a turismo, enogastronomia, cultura, diventano un'offerta formativa, un'offerta attrattiva anche per i buyer internazionali, ma anche per i visitatori del nostro splendido territorio. È questa logica del provare a promuovere il nostro territorio in maniera più evoluta, però su questo occorre non solo gli sforzi privati su quali stiamo ragionando, ma occorrono anche risorse pubbliche, perché è proprio questa chiave di lettura integrata del prodotto che rivela l'interesse pubblico, altrimenti parleremo di un luogo, pensate al Fico, no? Che è in Emilia Romagna, in cui un investitore privato realizza un momento di promozione strutturato di brand del territorio. In questo caso lo sforzo è di mettere insieme componenti, talenti e valori che sono anche quelli del paesaggio, della cultura, del territorio, che potrebbero aiutare a valorizzare un po' di più e a raccontare forse un po' quello che diceva Marcolini poco fa, questa cultura del saper fare, dell'artigianato anche digitale, di tanti imprenditori che nel corso del tempo si sono evoluti, hanno modificato e hanno mantenuto una qualità dei propri prodotti assolutamente rilevante, però dobbiamo rilevare che talvolta mantenere una qualità alta dei prodotti in un mercato competitivo come questo non sempre può bastare, ormai ci vuole una strategia di marketing, di comunicazione, di molto più evoluti, che richiedono ovviamente competenze distintive molto più importanti. È un dato che ho, se me lo conferma, parliamo di circa 1800 aziende attive nel distretto della calzatura. Sì, quindi, compreso quelle della calzatura e quelle dell'accessoristica, che è un'altra asset importante del nostro territorio. Sì, assolutamente sì. Cosa aggiunge su questo? E poi volevo articolare anzi il discorso della Shoes Valley anche con alcune riflessioni su questo progetto che tra l'altro è stato presentato a Simbola, poi anche all'interno del MICAM, e quindi a che punto è, poi lo diciamo. E c'era anche Marcolini quindi questo appuntamento, cioè detta così, un brand territoriale, un'eccellenza produttiva, turistica, sembra un aspetto comunque importante, però non solo uno slogan di marketing, serve ben altro per portare ad un rilancio concreto un settore che comunque, seppur con tanti numeri positivi, è in crisi. Sì, convengo anch'io, e il progetto di cui parlava adesso il dottor Nicolò parla di questo, non è soltanto una ricetta ricettiva, turistico, alberghiera, enogastronomica e culturale, ma si confronta anche con quello che la legislazione nazionale, con la dichiarazione di area di crisi complessa, prevede per il rilancio del settore della calzatura. La redazione di un, si chiama PRI, piano di riconversione e riqualificazione del settore. Sì, Invitalia ha raccolto le dichiarazioni di interesse entro il 30 settembre, sono 260 manifestazioni di interesse, di cui più del 60% riguardano interventi sotto un milione, un gruppo ristretto sopra un milione, per dire che c'è del grano e dell'olio, diciamo, in questa raccolta. Però è importantissimo perché tra l'altro consente anche di ripescare una parte dei progetti non finanziati dell'area di crisi complessa di Ascoli, su 11 progetti ne sono stati finanziati soltanto 5 per carenza di risorse, ma che possono essere attratti dalla possibilità di intervento su questo versante. Adesso si tratterà, è iniziato un confronto, un setaccio delle proposte buone da quelle meno buone oppure meno consistenti, ma c'è, diciamo, l'idea anche di modificare in parte la legge che organizza questi interventi, per i massimali degli interventi, per i minimali degli interventi, perché bisogna sempre ricordare che la struttura manifatturiera marchigiana ha un limite dimensionale e di qualificazione che è quello che abbiamo ricordato, e quindi bisogna pensare in alto ai progetti
di innovazione strategica di medio-lungo periodo e salvaguardare la filiera di controterzisti, subfornitori di piccole e piccolissime aziende che altrimenti rischiano di essere, come dire, cancellate dalla circolazione. Infatti bisogna... la riflessione che volevo aggiungere, come diceva anche prima, nel senso tante piccole aziende che magari devono rivedersi, anche ripensarsi, e forse anche una parte è già quella più reattiva, ma è troppo piccola rispetto anche ad altri cambiamenti che servono. Però verso quale direzione dovrebbe andare, secondo lei? E sarà un distretto, pensando a una Shoes Valley, soprattutto orientato più verso il lusso? Le caratteristiche, diciamo, resistenti, occorre riflettere su un dato. Nel 1979, anno, diciamo, di picco delle produzioni calzaturiere, si è arrivati a 490 milioni di paia di scarpe. Nel 2018 sono stati 190 milioni le scarpe prodotte, ed è tutto evidente che è cambiato un mondo. Chi si è salvato? Chi ha resistito? Ha resistito la parte, diciamo, quel segmento medio-alto e la filiera di accessoristi, fornitori, subfornitori, che risponde a due esigenze. Da un lato la manifattura di altissima qualità, i tagliatori, i disegnatori, i modellisti, quelli, come dire, che costituiscono, diciamo, la ricchezza della calzatura che resiste. Dall'altra invece la produzione CAD, CAM, CAE, assistita da computer, che oramai non soltanto ha fatto ingresso, ma anche imprese molto piccole. Voglio ricordare un grappolo di imprese che è fuori dall'area di crisi complessa, che è attorno a Serra dei Conti, cioè un'anomala concentrazione, diciamo, di imprese delle calzature, che lavora soprattutto un paio di queste imprese. La voglio nominare perché è un caso di altissima qualità, la Goretti, che lavora per grandi marchi come Hermès, Chanel, Dior, della catena del lusso, che abbiamo visto ieri, LVMH, ha acquisito Tiffany per oltre 14 miliardi di euro, per dire che oramai la concentrazione delle produzioni del lusso arrivano a questi livelli. Che fa Goretti? Per cui vengo a quello che potrebbe essere una modalità applicata in altri settori dell'industria della calzatura. Lo chassis, la parte dura della scarpa, viene progettata con l'aiuto di computer. Ci stanno ragazzi in camice bianco che progettano e con le fotocopiatrici a 3D fanno i primi modelli e non aspettano gli stampi, e dall'altra ci stanno artigiani qualificati che, per esempio, ci è capitato, abbiamo fatto uno studio come stavo in proposito nei mesi scorsi, e ci è parso un esempio veramente da raccontare, come sto facendo. Gli artigiani operai che lavorano in quell'azienda fanno un paio di scarpe e mezzo al giorno ogni operaio, perché pattono degli strass addirittura in punti irraggiungibili come il tacco. E questo tipo di produzione viene acquistato da Hermès secondo la capacità massima di produzione, senza limiti. Non hanno materiale di scarto e collocano questi prodotti sul mercato a prezzi, diciamo, come si dice in termini economici, non sensibili all'andamento del prezzo. Ecco, io non voglio dire che tutta la produzione delle scarpe si possa concentrare sulla parte qualificata, medio, alta o altissima. C'è un esempio che mi pare dobbiamo guardare tutti con attenzione. In alto le scuole di formazione professionale, tagliatori, modellisti, disegnatori, che sono la ricchezza vera, e fa bene Diego Della Valle a ricordarlo ogni volta, del segmento medio-alto su cui le Marche eccellono. Dall'altra c'è invece l'innovazione tecnologica, la ricerca scientifica. Quando si parla di ritorno a casa, l'Adidas, che è un'impresa che conosciamo tutti per le calzature sportive, ha riaperto uno stabilimento nel cuore della Baviera, nella Franconia, con 150 addetti, producono 500.000 di scarpe l'anno. Un segmento spinto dell'innovazione tecnologica sui materiali, si utilizza il grafene,
sì, materiali, come dire, elastici, sensibili alle temperature, idrorepellenti, cioè, e utilizzano addirittura produzioni semi-robotizzate. Quindi le calzature non è che siano escluse dal terreno dell'innovazione tecnologica e della ricerca scientifica. Qui c'è un mix in cui si deve valorizzare il saper fare artigiano delle nostre tradizioni, quella della fabbrica in strada che negli anni 50, 60, 70 si è sviluppata. Con un cambio anche generazionale, perché poi c'è anche questo di passaggio di difficoltà che quindi porta anche una trasformazione, tante trasformazioni sono richieste in questo passaggio, e forse volevo chiedere a Niccolò, ecco, quali sono state anche le prime reazioni all'interno del settore su, parlando di Shoes Valley. Mi interessa molto questo discorso che faceva il Presidente poc'anzi, perché in realtà poi anche sul nostro territorio ce ne sono eccellenze che... Ricordo un'azienda del territorio che in realtà lavora per un marchio del lusso, però fare un intero ciclo produttivo completamente automatizzato praticamente ha battuto la concorrenza nei confronti delle sneakers magari del mercato cinese, che quando fai usi l'automazione spinta, robotizzata, automatizzata con ingegneri gestionali dietro, dietro la macchina produttiva piuttosto che informatici con un controllo di gestione accurato, poi vedi che insomma, diciamo, l'azienda si pone avanti rispetto a certe dinamiche. Ci sono eccellenze, però effettivamente il lavoro da fare, le scelte, perché l'Oceano Rosso è quello che è. L'Oceano Azzurro richiede uno sforzo di innovazione, di capacità di evolvere rispetto a certi mercati, ma a certe componenti tecnologiche, a certe tipologie anche, e a modelli anche di business completamente nuovi. Ci stiamo lavorando, perché il tema della formazione, dell'alta formazione, abbiamo fatto anche l'anno scorso un bel esperimento che vorremmo continuare con l'ISTAO, cercando di un corso di alta formazione in cui si parlava di strategia di governance, si parlava di supply chain, si parlava di strategia di internazionalizzazione, si parlava di mercato digitale e anche di e-commerce. Quindi si è cercato di affrontare anche temi nuovi, si dovrebbe parlare anche di brand reputazionale, qui entriamo per farmi un assist sul discorso dello Shoes Valley. Stiamo parlando di un brand di territorio, stiamo parlando di qualcosa che anche per quello che ci è stato detto, abbiamo avuto l'occasione di conoscere l'assessore alle politiche e la formazione dell'Emilia Romagna, Bianchi, un'eccellenza assoluta peraltro per apertura e per conoscenze di natura economica, che ci ha dato il consiglio che è quello di non posizionarsi sul mercato domestico, perché in realtà ormai la sfida è per questo che lo start-up del progetto esita un po', perché abbiamo bisogno ovviamente di risorse pubbliche per capire se in questo caso la regione intravede una strategia complessa sulla calzatura e non solo, perché qui c'è l'interesse anche dei comuni, abbiamo parlato con parecchi comuni, sindaci, e anche loro sono molto interessati a questo progetto. C'è tutta la filiera agroalimentare, qualche giorno fa ne stavo parlando, e anche loro, gli operatori economici parlano, sono veramente entusiasti dell'idea di condividere qualcosa che valorizza appunto un brand di territorio. Vorrei capire, magari anche perché ci sta far capire a chi ci sta seguendo, quindi quando si parla di alta formazione, cosa cambia in concreto adesso rispetto al lavoro che fino ad oggi le aziende calzaturiere di questo distretto famoso come Made in Italy? Io provo a cercare di essere il più semplice possibile e far capire anche chi ci ascolta i temi di cui stiamo parlando. In realtà stiamo parlando di un tessuto produttivo che ha fatto sempre del saper fare un suo tratto distintivo. E i nostri imprenditori sono dei bravissimi conoscitori della macchina di produzione, però adesso purtroppo questo non basta più, nel senso che non dico che bisogna ritornare a scuola, io pure ho una certa età, però mi piace pensare che devo sempre studiare, approfondire e crescere, perché ovviamente le sfide sono sempre tanto quelle più stimolanti, quindi bisogna che
strategia di marketing, strategia di comunicazione, anche strategie sociali, perché purtroppo quello che sta rappresentando anche dal punto di vista promozionale Facebook piuttosto che altri veicoli promozionali rappresenta una vera innovazione, senza contare l'e-commerce che sta ribaltando completamente i paradigmi di distribuzione e anche di vendita online. Quindi le sfide sono queste, sono quelle di formare anche le nostre aziende a un'evoluzione dei propri modelli organizzativi, perché il tema innovazione implica una ristrutturazione del proprio modello organizzativo, perché probabilmente l'approccio tradizionale non basta più, occorrono quelle figure professionali di cui parlava prima il Presidente, perché ne sono un tratto distintivo, ma ne occorrono altre che ti fanno fare un salto importante. L'altro giorno ero a visitare un'azienda importante che è risultata anche tra le aziende più prestigiose, che è la Seitur, che è 170 milioni di euro di fatturato, non vorrei usare termini eccetera, però 170 milioni di euro di fatturato, lavora con gli alberghi a livello mondiale. Ho visto un'attenzione al controllo gestionale, alla proiezione delle prenotazioni e della gestione con almeno una trentina di paesi, che arriva al 2024. Questo per far capire come la capacità di programmazione, di gestione dei rapporti di un'azienda sia assolutamente importante e strategica. Certamente i volumi e i mercati di riferimento non sono banali, le nostre aziende sono ovviamente un po' piccole, bisognerebbe educarle a una maggiore crescita, e non verticale ma orizzontale, perché purtroppo noi soffriamo anche di difficoltà di aggregazione, di crescita. I contratti di rete nelle loro dinamiche troppo soft hanno rappresentato, al mio modo di vedere, un buon banco di prova, ma soltanto per temi legati a ricerca, sviluppo eccetera, ma non hanno fatto fare il salto di aggregazione che le imprese forse dovrebbero cominciare a fare. Purtroppo il mercato si sta comprimendo, soprattutto quello italiano, ma anche quello internazionale, per vicende anche generali di sistema paese, che purtroppo fanno contrarre clienti importanti, legacy mercato russo, ma non solo, e quindi le aziende si trovano a fare drasticamente i conti con flussi e con ordinativi che richiedono cambi di strategia immediati. Diceva prima sicuramente l'alta formazione, poi altro, forse l'ho interrotto, aggiungere un altro aspetto sulle sue spalle. No, convengo con il dottor Nicolò che quello della formazione è cruciale, addirittura non solo è coessenziale, ma è preliminare. Si parla tanto, giustamente, di riforma dirompente con l'ingresso delle tecnologie digitali, però molto spesso viene interpretato come se questo fosse una sorta di cambiamento tecnologico soltanto, no? E che purtroppo, e per fortuna, cambia tutto, cambia il modo di produrre, di promuovere, di distribuire, di consumare, e quindi, come dire, il salto culturale e formativo è cruciale. Ecco, un aspetto che mi pare utile, nell'alta formazione si deve capire che, per esempio, uno dei due pilastri, l'internazionalizzazione da un lato e l'innovazione tecnologica digitale dall'altro, è che questi processi siano governati dai capi, non dagli addetti. Molto spesso la digitalizzazione viene seguita dal responsabile dell'innovazione, e invece se ne dovrebbero occupare gli amministratori delegati, i leader, e a questo processo devono essere associati, e devo dire, penso che Gianni sia d'accordo con me, che sia fondamentale l'apporto delle imprese artigiane, ed è importante, frequentiamo appuntamenti comuni, che le imprese artigiane abbiano sviluppato saloni di dimostrazione per la presa di confidenza con le tecnologie digitali. Vale più la forza di un esempio che 100 lezioni. Ed è importante che a questi processi di innovazione tecnologica, se ne parla, processi che non riguardano più soltanto il software e l'hardware, le macchine
e i meccanismi di utilizzo, ma riguardano la robotica, la produzione robotica assistita, la cyber security, la cosiddetta fintech, ormai la banca che entra in azienda, che salta interi passaggi, per esempio un corso che stiamo tenendo, che è cominciato da qualche settimana, di grande successo, si chiama, diciamo, data science, diciamo la scienza dell'accesso ai dati, ed è quello, come dire, di maggiore interesse e curiosità, purtroppo ancora frequentato dai tecnici, magari dall'ingegnere giovane che se ne occupa, e questo è fondamentale, dovrebbero essere frequentati dagli imprenditori padroni del processo complessivo, dai capi in testa, oltre che dagli artigiani che già lo stanno facendo, perché allora lì, come dire, questa cerniera tra l'innovazione e l'organizzazione concreta della produzione, che è quella su cui i nostri imprenditori sono cresciuti, viene chiusa, e questo passaggio, diciamo, riguarda un innalzamento del pavimento organizzativo e tecnologico delle nostre imprese. Ecco, su questo versante il nesso, che già comincia a essere utile, tra istituti di formazione, le università, le associazioni di categoria, gli enti pubblici, la regione, con lo Stato con Industria 4.0, è un circuito virtuoso che sta cominciando a produrre degli effetti. Da questo punto di vista non sottovaluterei i risultati, per esempio, di alcuni bandi pubblici sulle risorse, sul tiraggio che c'è stato nelle nostre realtà provinciali, in tutta la regione. Sì, voleva aggiungere, quindi l'industria 4.0 era sostanzialmente tutto. Per condividere questo punto di vista del Presidente, laddove in particolare accennava a questa cerniera che io definisco ancora più profonda tra tecnocrazia ma anche tra umanesimo, cioè in realtà il nostro imprenditore, proprio per le sue radici sociali, culturali, profonde, è quello che garantisce una visione la più organica possibile al proprio modello d'azienda, perché non è che puoi trapiantare modelli digitali se non hai capito prima se la tua squadra, i tuoi manager sono appropriati e sono educati per fare questo processo. Quindi una cultura d'azienda che si inserisce dentro la rivoluzione industriale del 4.0. Esattamente, in cui i profili organizzativi sono stretti col proprio patrimonio umano, cioè noi abbiamo, e me lo raccontano anche i venditori, delle eccellenze dal punto di vista produttivo, manufatturiere, quelle figure professionali che ricordavo poco fa, dalle urlatrici a modellisti, eccetera, sono il pilastro su cui si fonda l'azienda. Ovviamente quella tipologia va rivisitata e riorganizzata in funzione dei parametri digitali organizzativi che ormai diciamo schiacciano l'azienda anche su questo tipo di approccio. Lancio alcune riflessioni su alcune difficoltà su questo, che sulla teoria è molto anche affascinante e quindi sicuramente stimolante verso la crescita e anche diciamo queste visioni di sviluppo del territorio, ma parlando, ecco, anche di tecnologie e connessioni, parliamo anche di territori che invece hanno grosse difficoltà a livello di infrastrutture proprio tecnologiche, quindi proprio anche di connessione stessa, e qui tutta la teoria poi diventa nulla. Eh già, provi a passare per la Foligno Civitanova, praticamente per 20 minuti, io dico 20-25 minuti, siamo fuori da ogni collegamento, noi siamo sconnessi, per usare un termine. E ci vorrebbe poco per connettersi. Ma noi abbiamo fatto insieme ai colleghi di Umbri una serie di note a tutta una serie di autorità. Ci ha risposto l'ANAS, tra queste, che reputava, insomma, che non c'erano risorse per fronteggiare una cosa di questo genere. Questo per far capire, questo è un nodo cruciale da risolvere, pratico, cruciale. È cruciale, noi ne stiamo continuando a parlare con gli amici umbri, facendo un rapido passo indietro, ci siamo visti qualche giorno fa perché hanno fatto un bilaterale Umbria Marche molto interessante, tra l'altro, in cui si sono messi a confronto le realtà anche produttive, manufatturiere e non solo, e ne è uscito un bello spaccato. Pensate che l'Umbria fattura la metà di quello che facciamo noi, però il loro modello industriale è molto vicino al nostro, e soffrono di fatto come noi, perché sono in phasing out, chiamiamoli così, anche loro stanno subendo una forte contrazione, e quindi con loro proviamo a fare sinergie per cercare un po' di
elaborare progetti che valorizzano in questo caso l'arteria che unisce Frigna a Civitanova, ma che in qualche maniera avvicina anche settori produttivi d'eccellenza, tipo Umbra Group, tipo altre realtà di un certo tipo, che tra l'altro esportano modelli anche formativi, ai quali mi riferivo poco fa, anche sul modello per esempio dell'innovazione, come una modalità quasi di selezione del personale che sta a monte, che è orientata a un criterio di innovazione, ma non è l'innovazione di prodotto, è l'innovazione di processo e di analisi psicologica legata anche ai collaboratori, è un'analisi profonda che va a toccare le ragioni stesse del fare impresa in maniera voluta. Quindi, ecco, solo per tracciare. Un altro nodo che comunque emerge da quello che abbiamo detto finora è che sicuramente con delle piccole e medie imprese, con anche, parliamo a volte anche di meno di 10 addetti, ragionare in termini di valle, di distretti o di quant'altro significa veramente allargare la propria visione sul territorio, almeno per andare poi oltre. E questo è un altro aspetto abbastanza cruciale, su cui ancora tra il dire e il fare siamo abbastanza lontani. Beh, io dico che ce n'è un gran bisogno il fatto che purtroppo nelle Marche ci siano tre aree di crisi complessa, Ascoli, Vibrata, il Fermano Maceratese che arriva fino a Tolentino, Coridonia, quindi non soltanto Fermano Civitanovese, riguarda anche alcuni comuni dell'entroterra maceratese, la Antonio Merloni, questo riguarda una situazione diciamo di riorganizzazione, di ristrutturazione. Quindi il bisogno di una prospettiva, di una programmazione degli interventi che accompagni questi processi in corso è sotto gli occhi di tutti. Mi pare che qualcosa di utile si stia facendo con progetto avviato di Industria 4.0 sul piano nazionale e le piattaforme di carattere regionale. Sul piano regionale la robotica, la meccatronica, il wellness, il Made in Italy, sono le quattro piattaforme su cui l'attenzione della politica industriale si sta concentrando. Mi pare che vada nella direzione di un accompagnamento che riguardi la filiera, non soltanto le imprese più grandi, quelle che ce la fanno per conto proprio soltanto, ma l'occasione per sviluppare un ragionamento di filiera che arriva a valorizzare le competenze del saper fare e la rete di qualificati, si chiamano fornitori specializzati, sono gli specialized supplier, di cui tutti quanti abbiamo imparato a considerare il valore, che concretamente significa tenere insieme la rete delle piccole imprese artigiane, dei fornitori, dei subfornitori, dei contoterzisti, con un'impresa che riorganizza la propria rete tenendo conto delle necessità, opportunità della riforma organizzativa complessiva del digitale e dei nuovi mercati internazionali. Su questo versante ci sono comportamenti dei nostri settori molto variegati. C'è un settore, un piccolo settore, che fortunatamente ha delle performance particolarmente brillanti, penso alla cantieristica. Ci stanno dei settori che continuano a andare bene, per esempio il biologico in agricoltura, ci stanno dei settori che invece... Anche la metalmeccanica. La meccanica, fortunatamente, che è la parte più strutturata dell'industria manifatturiera, ha ripreso mettere radici sulle nuove condizioni di mercato. Ecco, si tratta da questo punto di vista di organizzare un ragionamento che per tanti anni è stato cancellato, cioè riorganizzare una politica industriale. È una richiesta che le associazioni di categorie industriali, artigiane, turistiche, stanno sviluppando. Forse vale la pena riflettere che il futuro deve poter poggiare sull'esistente. Quando si fanno delle riflessioni in tante tavole rotonde, i settori che appaiono quelli più innovativi sono l'aerospaziale, il biomedicale, l'aeronautica, però i settori, secondo un'indagine Excelsior delle Camere di Commercio, il settore più in espansione nei prossimi anni sarà l'agricoltura. L'agricoltura di precisione è il settore in cui le tecnologie più avanzate
si sviluppano maggiormente. E quindi turismo, sarà un'opportunità per la nostra regione piuttosto che insomma l'aerospaziale o quant'altro. Il turismo, l'agricoltura di precisione e l'impresa manifatturiera che si innova con il digitale e con la partita internazionale. Infatti se su vuoi, questo volevo aggiungere, sì, sull'agricoltura. Solo sull'accenno che faceva Marcolini sulla filiera. Perché quella è veramente, la regione ha fatto qualche tentativo, devo dire, anche in termini di incentivi, di agevolazioni per finanziare i progetti di filiera, che è sempre un'operazione difficile, perché pensate alla proverbiale ritrosia che hanno gli italiani a presentare dei progetti diciamo comunitari, no? Gli europrogettisti italiani non è che hanno molto da fare, perché purtroppo, anche se è molto più accentuato da noi, la logica di condividere con alcuni partner transnazionali non è che appartiene proprio alla nostra cultura. Però da questo punto di vista bisogna seminare molto sia in termini di strategie proprio di filiera in senso tecnico, ma anche per esempio sul tema del credito ragionare per filiera, per esempio, fa adottare comportamenti come il reverse factoring, in cui c'è la capofiliera che garantisce nei confronti di un committente, in qualche maniera fa crescere anche proprio la catena dei subfornitori, e c'è attraverso pagamenti che sono massimo entro 30 giorni. Questo aiuta molto a crescere un sistema, e questo bisogna lavorare con le aziende mediamente più strutturate, perché bisogna assecondare anche questi problemi, perché il tema di credito è un tema dannatamente delicato. I temi sono veramente tanti, volevo toccare alcuni punti in maniera magari semplificata. Da un lato, ecco, parlando, prima dicevamo anche di sisma, quanto il sisma pesa su questi numeri, dire anche il rilancio dei territori, l'area del cratere, si è parlato di agricoltura con tanti anche risorse del PORFESR, okay, 2014-20, quindi capire di quali cifre, a quali cifre più o meno siamo arrivate, e tra i vari settori quanto è stato veramente di aiuto per il territorio e nel cratere. Ma il dossier del terremoto riguarda, come si dice frequentemente, ma purtroppo i ritmi non sono così veloci, il più grande cantiere italiano, forse in Europa. Parliamo di un dossier che ha refertato danni per oltre 23 miliardi, depositato a Bruxelles. Le somme a disposizione, secondo l'ufficio bilancio della Camera, per la ricostruzione del terremoto dell'Italia centrale, sono 14.600 milioni. Quindi un importo impone, di cui un terzo disponibili e due terzi invece che vanno in deduzioni fiscali per i prossimi 20 anni. Quindi c'è una zuccheriera, diciamo, da cui pescare straordinaria. Bisogna però favorire la costruzione di progetti all'interno di una logica sostenibile ambientalmente, quindi non casuale, senza valutare le conseguenze, e innovativa, quindi intelligente e socialmente attenti a quello che sta succedendo. Prima che l'Appennino si desertifichi, occorre, come dire, accompagnare un processo su basi rinnovate e più avanzate. Sul piano nazionale ci sono delle modifiche, tra l'altro notizie di queste ore, pare sia stato approvato in commissione un emendamento importante che riguarda la possibilità di finanziare su basi rinnovate una sorta di patto per lo sviluppo, con una regola per cui il 4% dell'insieme delle risorse stanziate potrebbe essere destinato al finanziamento di un piano, per cui viene costituita una cabina di regia centrale a cui partecipano le regioni, le associazioni di categoria, le università. Parliamo di uno stanziamento a valere sui più di 14 miliardi, qualcosa come il 60% del terremoto è nelle Marche, parliamo attorno a 300-400 milioni. Quindi il problema non è quello delle risorse, il problema è quello dei progetti e della coinvolgimento, della compromissione degli interessi privati che siano fiduciosi della possibilità di sviluppo futuro. Ecco, su questo versante le risorse del terremoto da un lato e quelle a cui accennava lei, il periodo finale della programmazione 2014-2020, che con una regola che si chiama dell'N+3 arriva al 2022, quindi
anche le cose che non sono state spese, se impegnate, potranno essere spese nei prossimi due anni e mezzo. L'altro però è la programmazione dei nuovi fondi 21-27, che sono probabilmente, proprio per le considerazioni che lei svolgeva, per il fatto che l'Umbria, le Marche, tornano in regione di transizione, non solo perché sono cresciute meno delle altre regioni, non è che siano in decrescita drammatica, anche se le Marche non hanno recuperato la situazione precedente alla crisi, ma sono cambiati i parametri statistici. Adesso, per essere svantaggiati, bisogna avere almeno il 90% del PIL della media delle regioni più avanzate. Quello significa che, a valere sull'esperienza del passato, nei prossimi 7 anni ci sarà più di 1.200-1.300 milioni a disposizione. Quindi il problema vero è l'animazione economica su basi rinnovate, che tenga insieme un progetto di investimento che sia rispettoso dell'ambiente e innovativo, in cui i giovani, che purtroppo fuggono dalle Marche con la scarsità di prospettive, negli ultimi 10 anni se ne sono andati 60.000 e una parte consistente diplomati e laureati, può costituire una base seria per garantire lavoro con nuove competenze, ma il lavoro di costruzione tra gli imprenditori, artigiani, turistici, commerciali, industriali, le istituzioni locali e l'Unione Europea, da questo punto di vista, sono fondamentali. Voglio dire una cosa che forse non è tanto, diciamo, in linea con lo spirito corrente. Voglio dire che quello europeo è un approccio pedagogico, perché ci obbliga a programmare per 7 anni, all'insegna dell'intelligente, inclusivo e sostenibile, obbligando a fare programmi anche ben finanziati, con intensità d'aiuto che superano addirittura il 50% in qualche caso. Però si tratta di animare e formare il capitale umano, che è preliminare all'utilizzo delle novità strabilianti da un punto di vista tecnologico. Quindi risorse comunitarie della nuova programmazione da un lato e risorse a disposizione per la ricostruzione del terremoto sono i due binari su cui può riprendere lo sviluppo la nostra regione. Aggiungerei questo, se è d'accordo, a parte che dopo al Presidente compete, insomma, la minima illustrazione di quello che è stato fatto a livello del piano per lo sviluppo, dei 10 più 1 no, progetti fatti dal Comune di Camerino, sempre nell'ottica delle strategie di rilancio. L'occasione è ghiotta per parlarvi di un progetto sul quale stiamo lavorando, e questa è la riprova forse del messaggio che bisognerebbe dare al nostro territorio. Ci siamo riuniti, l'ordine dei commercialisti, l'ordine dei consulenti del lavoro, Confartigianato, CNA, Confindustria, Confcommercio, l'Università di Macerata, l'Università di Camerino, per cercare di individuare delle soluzioni innovative, perché il tema purtroppo è anche questo, dover fare conti con una ricostruzione fisica, chiamiamo immobiliare, che un po' stenta a decollare, e viceversa l'esigenza di dare una risposta a delle aree interne che soffrivano addirittura prima dell'ultimo sisma e che quindi adesso vengono quasi compromesso, non vogliamo fare le Cassandre, le loro traiettorie di sviluppo. Una ipotesi su quale abbiamo studiato e abbiamo presentato è la creazione di una ZES, che noi abbiamo chiamato ZES Sisma. L'abbiamo fatto partendo dai precedenti della ZES in Polonia e della ZES in Irlanda. Ovviamente stiamo parlando di dinamiche europee un pelino diverse dalle nostre, con una cultura giuridica anche diversa dalla nostra, però di fondo il ragionamento è lo stesso. Come consentire in tempi rapidi, per un periodo medio lungo, 15, 20, 25 anni, consentire un ambiente che sia favorevole per attrarre investimenti, quindi da parte dei
principali investitori cercare di consolidare le condizioni di permanenza su questo territorio, perché uno dei rischi, vi ricordo a tutti, è che non è scontato che permangano. I giovani già fanno ragionamenti diversi, ma in ogni caso anche le condizioni di arretratezza poi legate a servizi, infrastrutture e quant'altro, e pensate cosa sarebbe successo se non ci fosse stata la Quadrilatero, diciamo che possono indurre a fare scelte diverse da parte degli operatori economici in generale. La ZES dà questa risposta, prova a mettere sul campo degli importanti incentivi in natura fiscale e tributaria, IRAP, IRES, piuttosto che imposte sui trasferimenti immobiliari, piuttosto che contributi previdenziali e assistenziali, partendo da un assunto di larga massa. Adesso stiamo quotando anche l'impatto economico che deve avere questo tipo di provvedimento, partendo ovviamente dall'assunto che in realtà il gettito tributario, abbiamo visto dall'Agenzia delle Entrate di quell'area, noi l'abbiamo fatto per tutto il cratere, attenzione, non l'abbiamo fatto solo per Macerata, la ZES Sisma riguarda tutto il cratere, e in realtà il gettito tributario ampiamente insufficiente, quindi se dobbiamo riparlare di tutte le risorse necessarie per consentire, come dice l'articolo 3 della Costituzione, le condizioni pure di sviluppo di quell'area, noi possiamo ragionare come le tax expenditures, cioè io non le pago le tasse, quindi potremmo anche prevedere che per un certo numero di anni non li fai appagare a coloro che in qualche maniera investono su quel territorio. Abbiamo presentato anche un emendamento al decreto sisma che è sembrato essere apprezzato da parte, lo stanno ancora studiando, e dal nostro punto di vista l'abbiamo rimarcato più volte, così come peraltro aveva fatto quando aveva approvato a livello di Regione Marche il patto per lo sviluppo il governatore, aveva detto che anche lui stava studiando il modello Livigno, che noi abbiamo ricodificato in maniera diversa, però l'obiettivo è lo stesso, trovare uno strumento eccezionale, speciale, emergenziale da negoziare anche questo con l'Unione Europea, perché trattasi comunque di misura di aiuto, e quindi bisogna vedere se, come abbiamo fatto noi, abbiamo scelto mi pare l'articolo 107, quello che riguarda l'urgenza legata alla calamità naturale, e quindi potrebbe avere un passepartout e l'abbiamo anche proposto in maniera prototipale, perché in realtà tutte le volte che c'è un sisma di questa portata, aveva fatto bene Marcolina a ricordarlo, questo è il primo cantiere d'Europa, ma è uno dei fenomeni più devastanti dal punto di vista sismico che ha attraversato l'Europa, e avere una risposta di questo genere anche di carattere legata all'attrattività di investimenti, a mio modo di vedere, al nostro modo di vedere, pare una buona prospettiva. Ecco, questo è un esempio di come talvolta il territorio, ovviamente l'abbiamo condiviso con la Regione, il patto che abbiamo definito di Torre del Parco è sottoscritto da 37 comuni su 40-41, questo per far capire che c'è una condivisione di fondo, e se vuole l'obiettivo in parte è stato raggiunto, quello di condividere con i comuni comunque una risposta di un certo tipo, perché un altro tema sul quale dovremmo interrogarci è che talvolta i comuni sono troppo individuali, ma sono anche lasciati da soli, e quindi ovviamente bisogna cercare di creare un comune sentire proprio come territorio, come comunità, come comunità organizzata. Lo ZES Sisma, questo approccio, insomma, parlava anche con Findustria, che tipo di approccio è? No, la zona economica speciale in Italia ha un'applicazione molto limitata, ma nasce a Gioia Tauro, nasce a sud per i porti, però mi pare che gli argomenti che adesso ricordava Niccolò siano tutti quanti di grande attenzione. Il fatto che il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, il Papa siano venuti così frequentemente a visitare queste terre, significa dire che una sensibilità c'è. Voglio ricordare la visita più recente del Presidente del Consiglio, laddove ha espresso una positiva valutazione sul lavoro che le quattro università più Modena Reggio Emilia hanno fatto sui sentieri dello sviluppo, tracciando nuovi sentieri
capaci di agganciare le nuove dinamiche dello sviluppo innovativo e sostenibile. A questo lavoro si è aggiunto, questo lavoro è stato promosso dal Consiglio nel 2017, si è aggiunto con un tentativo di animazione economica di organizzazione il lavoro che è stato fatto per la realizzazione del patto per lo sviluppo. Mi pare di capire che se questo emendamento viene approvato anche in aula, ci sarà la costituzione di una cabina di regia sul piano nazionale, a cui partecipano, come dicevo prima, le università, eccetera, capace quindi anche di definire un piano pluriennale che mette insieme gli elementi fiscali, normativi, tributari, insieme a quelli dello sviluppo economico. Tre anni dopo, forse, insomma, qualche dinamica. No, ma anche in termini di semplificazione. Uno sì, ha fatto bene a ricordarlo, perché il tema della ZES è stato anche modificato recentemente dal decreto crescita, però è ormai una risposta, attenzione, abbastanza utilizzata da più regioni, perché ovviamente la crisi morde un po' anche il sud, e quindi ovviamente la ZES ordinaria, con, so per esempio che la ZES quella abruzzese sta utilizzando, chiedendo il porto di Ancona come meccanismo che lo aggancia alla ZES, è sicuramente una corsia importante, ma la nostra tende ad individuare un meccanismo di semplificazione, di accelerazione procedurale, anche amministrativo, perché il tema è anche questo. E un altro aspetto che volevo toccare, parlando un po' di rilancio del territorio, rapporto con le banche, quello che è successo anche in questo territorio con la banca, parlando anche poi di Industria 4.0, quale dovrebbe essere anche rapporto banca, assumenti, finanze, situazioni, però è un territorio anche qui profondamente ferito. La teoria è un conto, la pratica che tanti imprenditori e anche consumatori si sono trovati, insomma, a vivere. Del comportamento, diciamo, più lento di ripresa della regione c'è anche la chiusura di Banca Marche, che ovviamente è una ferita economica e sociale che ha pesato e continua ancora a pesare. Il problema delle banche al momento attuale, però, ripeto, non è tanto quello delle risorse, quanto quello di accompagnare e di farsi promotore. Mi pare da questo punto di vista che le banche siano disponibili a mettersi attorno a un tavolo, hanno una crisi di liquidità, nel senso di eccesso di liquidità, e sulla scorta dei prestiti fatti dalla BCE, sulle somme non impegnate le banche pagano un interesse negativo, quindi le banche sono interessate a investire, però vogliono avere, come dire, garanzie e interlocutori robusti. Questa è la cosa su cui il movimento associativo delle imprese e le istituzioni locali possono fare. I due riferimenti che abbiamo fatto prima, quello delle politiche comunitarie e quello del terremoto, possono essere una traduzione. Una cosa che va in questa direzione positivamente sono i bandi che fanno riferimento alle attività manifatturiere innovative, perché i timori della vigilia, che facevano pensare che ci sarebbe stata una risposta molto fiacca nelle zone interne, invece è stata smentita, e più del 40% sono investimenti complessivamente di diverse decine di milioni e di diverse decine di imprese che stanno investendo, vedono attorno al tavolo le istituzioni locali, regionali, le imprese in carne e ossa e, sulla scorta di questi progetti, le banche che accompagnano i progetti di investimento. Quindi, per spendere una parola di ottimismo a occhi aperti, che non nega la gravità della situazione, ma che individua un sentiero percorribile, c'è quello appunto dei sentieri dello sviluppo del terremoto e le nuove strategie della programmazione comunitaria 21-27. Rapporto con le banche? Il rapporto con le banche è un tastino un po' dolente, nel senso che per essere lucidi, sicuramente le banche, ovviamente essendo loro stessi un'azienda, devono rispondere a certi parametri. Obiettivamente la BCE su questo è molto rigida nei controlli, nelle verifiche e quant'altro. Le stesse banche devono accantonare quando il profilo di rischio è abbastanza alto, quindi ci rendiamo conto tutti che si è in un circuito che rischia però di diventare un cortocircuito, perché
obiettivamente se hai la capacità di valutare i progetti di investimento, e non è facile nemmeno vedere troppi progetti di investimento, perché questa è una considerazione che emergeva anche dal dato della Banca d'Italia, per cui la propensione agli investimenti sta calando per tutta una serie di meccanismi, anche legati ai bassi tassi di interesse, quindi c'è tutto un meccanismo che non è che proprio a secondo la cultura del progetto, la cultura di investimento tipico delle situazioni in cui riparte un po' il meccanismo economico. E ovviamente al sistema produttivo piacerebbe avere una banca che è realmente vicina alle proprie istanze. Noi proviamo attraverso strumenti tipo BancoPass o lo stesso progetto Elite, cercando di far crescere e evolvere l'azienda su un processo virtuoso di natura gestionale e finanziaria. Lo stesso BancoPass è uno strumento che avvicina, anche attraverso la presentazione di business plan orientati verso la banca, a far capire un po' di più alla banca quali sono le reali esigenze dell'azienda, perché molto spesso i due terreni non si sono mai incrociati perché c'era un clima di reciproca diffidenza rispetto ai numeri esibiti. In realtà questo ormai sta cambiando radicalmente, le nostre aziende sono ormai mature per cercare di esibire numeri veri, reali, con i quali confrontarsi, però dall'altro canto si aspettano anche una capacità delle banche di entrare nei propri progetti di business, entrare anche nei valori reputazionali che un'azienda si porta dietro, e qui ritorniamo ai temi che non vuole essere un ammiccamento a una vecchia politica delle banche del territorio, ma una banca che vede la storia dell'azienda, che ormai magari è 20 anni, 30 anni, 40 anni che è radicata sul territorio e che obiettivamente potrebbe essere aiutata, assistita, magari con politiche di un certo tipo. Ecco, chiediamo soltanto quel grado di sensibilità e di cultura progettuale che avvicina un po' di più alle idee di business delle nostre aziende, che renda soprattutto le aziende di credito, quelle più importanti, più vicine al sistema di imprese, costruendo anche dei percorsi di avvicinamento delle due realtà. Abbiamo ancora un paio di minuti, quindi una conclusione, una riflessione con i nostri ospiti. Abbiamo parlato quindi di visioni, strategie di rilancio di un territorio. Marcolino diceva un quadro grave ma non è disperato, però insomma c'è molto da fare, abbiamo detto, in questo quadro di grandi trasformazioni. Sicuramente la realtà è complessa, sono problemi complessi, serve servono più strategie di politica industriale. E quindi una chiusura con una riflessione aggancio a questo anniversario importante, 100 anni dalla nascita di FUA, che tra l'altro ha fondato quindi l'Istau, ha formato generazioni di manager e docenti. Quindi qual è anche l'attualità del suo messaggio, soprattutto in una frase importante in cui dice che l'economista deve capire e farsi capire per parlare anche di strategie di economia sul territorio? Beh, proprio riprenderei questa osservazione che lei ha appena fatto. C'è stata una presentazione di un bel libro la settimana scorsa sulla biografia di Giorgio Foà, fatto da uno storico importante che è Giulianelli, un professore di Ancona, che amava richiamare una cosa che Foà diceva spesso, che il buon economista non è quello che si perde nei mille giochi matematici, econometrici, degli algoritmi magici e misteriosi, ma è quello che, individuato il problema, suggerisce una soluzione concreta. Poi, come dire, può essere adottata dalla politica oppure no, però c'ha l'onere di presentare delle proposte. Ecco, io penso che l'idea di probabilmente Foà, ma nessuno può interpretare appunto Foà, diciamo che sarebbe quello di aiutare la costruzione di un quadro in cui i vari attori, a cui lui teneva particolarmente, si definiva un imprenditore sociale, imprenditore culturale sociale, si possano mettere attorno a un tavolo su un obiettivo di medio termine. Questo mi pare sia un messaggio utile anche adesso. Quindi l'attualità di questo messaggio, cos'altro aggiungere, direttore Niccolò? Cos'altro aggiungere? Aggiungere che quello di cui abbiamo parlato stasera è il tema della pianificazione strategica. Senza una pianificazione strategica condivisa, partecipata da parte della politica in primis, ma anche dagli attori del territorio, non si va molto lontano. E quindi l'auspicio è che si tenti sempre di meno di correre individualmente, perché si va sempre più rapidi, ma si cerchi di andare insieme per andare più lontano.
Grazie davvero ai nostri ospiti, al direttore di Confindustria Macerata, Gianni Niccolò, al presidente dell'Istao, Pietro Marcolini. Grazie a lei. Grazie per essere stati con noi, grazie anche a voi che ci avete seguito, buon proseguimento di serata.